Sera e benvenuti a tutti. Questa sera ci troviamo qua perché, sul suggerimento appunto degli amici di Altino, abbiamo voluto condividere l'idea di Marco Paolini in occasione del sessantesimo anniversario della catastrofe del Vaillant. Ma stasera siamo qui non solo per rinnovare la memoria di un evento che così tragicamente ha segnato le esistenze dei nostri nonni, dei nostri genitori e di molti di noi qui presenti, ma oso dire, anche per rispondere presente all'appello che lo stesso Paolini ha lanciato per creare una rete di resilienza nei confronti di un tema pressante, di attualità come la crisi idrica, conseguente o comunque contigua a quella climatica. La storia del Voiant è legata all'acqua, lo sappiamo benissimo, e l'occasione di fare memoria del passato ci è preziosa anche per rinforzare gli argini del futuro, giusto per restare in tema. Non siamo qui per dare soluzioni o indicazioni, indicazioni scientifiche che, per le quali necessiterebbero competenze che non ci possiamo assumere, ma allora che cosa possiamo fare? Non molto direte, o forse sì. Essere qui stasera è già molto. Soprattutto in relazione al peso specifico che diamo alla nostra presenza in questo mondo che così benevolmente ci ospita. Siamo niente, siamo piccoli. Soprattutto se pensiamo ad esempio ad una montagna intera che piomba in un catino stracolmo d'acqua che abbiamo costruito noi per nostro interesse ed uso. Siamo niente. Ma possiamo però essere tanto se lo stesso spirito che abbiamo profuso per realizzare questo mastodontico e perverso meccanismo di ingegnerizzazione della natura, come fu il progetto del grande Vaillant, lo usassimo per assecondarla e condiscenderla, anziché cercare di sottometterla. Stasera siamo qui proprio per questo. Stasera siamo qui per cercare di fare rete, proponendo un certo tipo di messaggio contemporaneamente ad altre centinaia di realtà teatrali, piccole e grandi, come la nostra, in tutta Italia. Ma se abbiamo impiegato 60 anni per capire che il Vaillant non fu una disgrazia, non possiamo farne trascorrere altri 60 per agire. Ne basteranno molti meno se non ci pensiamo subito, fin da oggi, a fare qualcosa. Ecco perché siamo qui stasera. Stasera siamo qui per raccontarvi due storie. La prima conosciuta e rinnovata non nel contenuto ma nella forma, è quella che narra l'infamia di una catastrofe costruita sulla pelle viva, parafrasando il famoso libro di Tina Merlin che peraltro vi invito a leggere. La seconda sarà una storia piccola al momento, ma significativa per il nostro territorio Altinate, di sensibilità verso temi cari a chi ci tiene all'ambiente e che merita veramente di essere conosciuta e valorizzata. Una piccola pietra su quell'argine di cui vi parlate, ricordate? Ma prima sarà bene darvi alcune istruzioni per l'uso, per consentirvi di trovarvi al vostro agio di fronte al nostro cospetto, che non avrà l'autorevolezza del maestro Marco Paolini, ci mancherebbe, ma noi ce la metteremo tutta per farvi trascorrere questo paio d'ore di buon teatro civile. Quanti di voi, e dite la verità, non hanno, non hanno mai visto in tv, in video o dal vivo eh, almeno una volta lo spettacolo di Paolino di 25-30 anni fa alzate la mano chi non l'ha mai visto i giovani giustamente perché non, non avevano la possibilità ecco. era prevedibile no? praticamente nessuno non l'ha mai visto quindi tutti quanti sapete di cosa si tratta però il teatro è finzione e vorrei invitare a fare anche voi quel che faremo noi, cioè recitare una parte. Voi farete la parte del pubblico ignaro di ciò che la storia racconta, del Vaillant, della Sade, della diga, della paura, della catastrofe. Dovrete far finta di non aver mai ascoltato il racconto di Marco, ovvero di come lo aveva proposto lui. Perché quello che racconteremo noi è sempre roba sua. Eh, aggiornata in collaborazione con eh, eh, Martinelli, con Marco Martinelli, ma le modalità saranno le nostre ovviamente. E non voglio mettere le mani avanti, sia chiaro, eh. voglio solo evitare fastidiosi confronti. Noi non siamo Paulini, ma siamo noi. Verso le 22 e 39 poi, insieme a tutti gli altri teatri, ci fermeremo minuto più minuto, per meno dipende da dove siamo arrivati col, col racconto. Perché quell'ora là sarà il momento del distacco della frana, lo sapete tutti. Sarà il momento del grande rumore in cui noi faremo silenzio. E lo faremo per le 1917 vittime che hanno pagato il prezzo più alto di quell'infamia. Lo faremo per tutti coloro che sono rimasti a piangerle. Lo faremo per tutti noi che abbiamo il dovere di non dimenticarle. Lo faremo per non dimenticare il come e il perché è successo. Lo faremo per non dimenticare chi ha permesso che succedesse questa infamia. Noi non dimenticheremo mai. Buon ascolto. Quanto vale un metro cubo d'acqua? Quanto vale un metro cubo d'acqua? Non c'è la risposta. Se qualcuno di voi ce l'ha, io posso fare una proposta, tutt'al più. Ma in ogni caso dobbiamo metterci d'accordo, se non troviamo una risposta condivisa, non la sfanghiamo. Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Un metro cubo, un metro per un metro per un metro, mille chili una tonnellata. Su questo ci siamo già messi d'accordo. Le frane si misurano a cubi. E anche la portata d'acqua dei fiumi. Però, occhio, un cubo fermo pesa mille chili. Ma il movimento? Ma il movimento? Eh, non è la stessa cosa. È una questione di massa. La strada. La sera del 9 ottobre, 60 anni fa, dal monte Toch si stacca una famosa frana. 260 milioni di cubi di roccia. Accelera da, 90 km, da 0 a 90 km all'ora in pochi secondi. Molto più veloce di Usain Bolt. Piomba nel serbatorio, dietro la diga del Vajont. Solleva l'acqua che stava dentro. L'acqua forma una colonna. Davanti c'è il paese di Casso, è 230 metri sopra il livello del lago, ma l'acqua lo sormonta e lo bombarda. Cascano massi e acqua da sopra sul tetto delle case, sfondano le soffitte, ma il paese non ha vittime. Si spezza quell'onda, metà corre lungo le sponde del lago, c'è il paese di Erto lì vicino. Erto si salva perché c'è uno spuntone di collina che devia l'onda. E l'onda ritorna verso il lago a spazzare le spesse pineda, frazioni che stavano sulle rive del lago. Il rumore, il rumore, diranno i superstiti. Il rumore! L'altra mezza onda passa sopra la diga, è alta, piomba in una gola. Si chiama Forra del Colombert. È stretta, è profondissima, un canyon. Sbocca davanti al Piave. L'onda si abbatte. Impiega due minuti esatti ad arrivare a Longarone, Pirago, Villanova, Faè. La mattina dopo è la radio a dare la notizia. Longarone non c'è più. Così l'hanno detto. La televisione trasmetteva solo poche ore alla sera, in bianco e in nero. Non ci potevi contare sulla televisione. Non c'era internet. Come cazzo si faceva prima di internet? Dovevi aspettare i giornalisti, gli inviati speciali. Il giorno dopo, Giorgio Bocca. Ecco la valle della sciagura, fango, silenzio, solitudine e capire subito che tutto ciò è definitivo, più niente da fare o da dire. Cinque paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra. E nessuna colpa, nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani. Tutto è stato fatto dalla natura, che non è buona e non è cattiva, ma indifferente. E ci vogliono queste sciagure per capirlo. Non uno di noi moscerini vivo se davvero la natura si decidesse a muoverci guerra. Parole illuminate. E un altro grande scrittore, anche lui giornalista, Dino Buzzati, è di Belluno. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Tutto qua, solo che il sasso era grande come una montagna e il bicchiere alto centinaia di metri e giù sulla tovaglia stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. E non è che si sia rotto il bicchiere, non si può dare della bestia a chi l'ha costruito, perché il bicchiere era fatto bene, a regola d'arte, testimonianza della tenacia e del coraggio umani. La diga del Vaillant era ed è un capolavoro, anche dal punto di vista estetico. Era ed è. Perché la diga è rimasta su, non come avevano detto altri giornali in un primo momento, con informazioni date al telefono, è crollata. No, la diga è lassù, solida, ancora in piedi. La solidarietà internazionale. Hiroshima delle Dolomiti, Apocalisse delle Alpi, povera Longarone, povera Longarone. volta i libri di scuola delle elementari, i sussidiari, avevano un disegno più o meno fatto così. Il fiume italiano si parte da sotto, alla foce del fiume il porto. Poi si sale il fiume e si arriva fino alla città. Lungo il fiume che è navigabile ci sono le fabbriche e poi si arriva alle montagne. Dove cominciano le montagne c'è la diga, sempre nel disegno del sussidiario. Dalla diga escono i tubi che arrivano alla centrale da cui escono i fili. Come dai tubi si passa i fili dopo anni di scuola resta un mistero. I fili arrivavano alla città, alle fabbriche, al porto operoso e fornivano quel che serviva. Questa era la sintesi nel libro di scuola. L'Italia è un paese povero di risorse ma ricco di energie. E cos'è l'energia? L'acqua! Eravamo ecologici prima di tutti. Noi con l'idroelettrico avevamo una marcia in più. Chi se ne frega se non abbiamo il carbone? Noi con l'acqua facciamo tutto. Ora, se voi sostituite la parola porto peroso con la parola Venezia e battezzate quel fiume Piave, Lungo il corso del Piave, a partire da un secolo fa, la Sade iniziò a costruire impianti idroelettrici, dighe e centrali. Il Piave, nel progetto Sade, doveva produrre il 15% del fabbisogno energetico italiano su un unico fiume, un progetto colossale. Allora, chi è la Sade? Un monopolio. Adesso spiegare cos'è un monopolio. Parliamo di Monopoli, il gioco di ruolo. Avete mai giocato a Monopoli? Immagino di sì. Puntate tutti a Viale dei Giardini e Parco della Vittoria. Chi è che si prende l'acqua potabile? È da sfigati la società acqua potabile, la società elettrica, le stazioni. Perché ti danno una rendita bassa e fissa e non ci puoi far niente. Allora, chi è il monopolio? È quello che una volta che si è comprato la società acqua potabile, invece di prendere le 20.000 lire, può decidere di cambiare le regole del gioco e fissare il prezzo a suo piacimento. La Sade era un monopolio idroelettrico. In Italia ce n'erano diversi. Una società chiamata SIP in Piemonte, la Edison in Lombardia, la Sade in Veneto e altre società in altre parti d'Italia che producevano energia elettrica. La Sade vuol dire anche Giuseppe Volpi, conte di Misurata, quello della mostra del cinema, quello della Coppa al Miglior eh, Attore, quello della catena italiana dei grandi alberghi, quello di Porto Marghera, il creatore di Porto Marghera e mille altre cose. Il conte Volpi è una figura straordinaria, diventa ministro delle finanze del governo Mussolini come ministro favorare al governo una legge che finanzia a fondo perduto fino all'80% i nuovi impianti idroelettrici cioè lui è lungimirante o no poi diventa antifascista in Svizzera poi diventa strenuo sostenitore di qualunque governo in carica nella Repubblica italiana è uno splendido esempio di adattamento evolutivo della specie Homo economicus alla questione dell'ambiente politicus. La Sade viene costruita da volpi e alla sua morte, che avverrà prima della costruzione della diga del Vaillant, passa a Vittorio Cini, anche lui conte. Provate a dire Cini a Venezia. Volpi, Cini, sono nomi importanti. Sono i padroni. Questo dice l'avvocato Canestrini nell'inquisitorio del Vaillant. Ma sentite oggi questa parola com'è antica, nemmeno più ideologica. Sembra parlare di medioevo, sembra parlare di autonomie. In un certo senso, un monopolio è come una contea, un marchesato, è qualcosa di indipendente dall'insieme di cui fa parte. Esempio, se c'è l'imperatore, il conto ha il controllo sulle sue terre. L'imperatore non interviene direttamente. È la stessa cosa. L'avvocato Canestrini dice che a un certo punto i veneziani pagavano la corrente il doppio dei parigini. Ma che ne sanno i veneziani di quanto costa i parigini? Se sei Monopolio, caselle del Monopoli, decidi tu il prezzo. A tutto questo, però, corrisponde anche un momento storico, in cui l'industria idroelettrica è sinonimo di cambio di stile di vita. La corrente è civiltà, l'illuminazione, le lampadine, è un altro vivere. E dunque, per vivere meglio, per utilizzare tutto quello che stiamo creando, il prezzo da pagare è che, da qualche parte, bisogna sacrificare un po' di terra, per il benessere di un intero paese. La montagna, le sue vallate, non certo quella che adesso è considerata la destinazione ideale per le nostre escursioni. Al tempo erano un vuoto a perdere. Era un mondo antico rispetto a tutto quello di cui stiamo parlando. E dunque la candidatura a terreni sacrificabili è quella delle valli alpine. La Sade ha già costruito una serie di impianti. Il progetto del grande Vaillant degli anni 1939-40. Lungo il corso del piave la Sade costruisce un quindicesimo dell'energia elettrica. Ma c'è un problema tecnico. Il piave. Sarà anche sacro la patria, ma in certe stagioni è agro. Il piave d'autunno. Acqua finché vuoi. Ma d'inverno. Son già sa. In primavera col disgelo. Acqua finché vuoi. Ma d'estate. Sono secco! Come fai a dire alle aziende, guarda che ti do corrente di stagione? Occorre trovare un dispositivo che permetta di mettere via la corrente? No, neanche adesso abbiamo pile sufficienti a conservare la corrente. Ma l'acqua sì. Hanno già costruito una serie di impianti lungo il Piave e i suoi affluenti. Ora progettano di costruire un serbatoio in una valle più bassa delle altre, dove avere una riserva d'acqua da impiegare e investire nel momento in cui ce ne sarà meno nel fiume. Bisogna industrializzare un fiume, bisogna fare la banca dell'acqua. padre del progetto Grande Vaillant. Un grande uomo. Un ingegnere civile, ingegnere idraulico. Carlo Semenza. Milanese, trasferito a Vittorio Veneto per lavorare con la SADE. Ha costruito dighe in Giappone, in Sud America e in Africa. È il fiore all'occhiello che il Conte Cini ha nella tasca. Il direttore generale della progettazione degli impianti della SADE. È un uomo con grandi visioni. Il progetto del grande Vaillant sarà il suo ultimo prima di andare in pensione. Ci tiene in modo particolare. È gente che lavora bene. Hanno un ufficio studi a Bergamo dove realizzano modellini della diga. Non c'erano i computer per fare i modeling. Vengono riprodotti in legno. La scultura che rappresenta la diga del Vaillant, che in realtà è un modello dinamico, è alta più di 12 metri. È in un capannone, in un istituto a Bergamo. È bellissima. Dunque, un ufficio studi con i controfiocchi, un progetto impegnativo, ambizioso, ma non basta un ingegnere civile, un ingegnere idraulico. Per costruire serve un geologo. E il geologo di questa storia si chiama Giorgio Dal Piazzi. Nato a Feltre, uno dei padri della geologia italiana. Sue sono le carte del genio civile, di gran parte della mappatura delle Dolomiti e delle Alpi Carniche. Il CAI gli ha dedicato un rifugio, un altro gliel'ha dedicato a semenza. Sono uomini legati alla montagna. Ora, immaginiamoli che arrivano nella valle del Vaillant su un sidecar. Dal piazza con la barba bianca. Grasso, ma non di suo. Ma di tutti i sassi che si mette in scarsea, staccandoli con le piccozze, per questo suo dialogo ininterrotto con la croda, con la montagna. Semenza ha vent'anni meno di lui, per questo guida il sidecar. L'altro sta sulla carrozzella. Che cosa hanno addocchiato? La gola del Colombert. All'uscita della valle del Vaillant si stringe tutto. È il canyon più profondo delle Alpi. Ma tiene. Il geologo dà parere positivo. Fanno vari studi, progetti, ma scoppia la guerra. Sapete, ce n'è stata una anche nel secolo passato. L'Italia ne è coinvolta. Il progetto del Vaillant viene approvato il 10 settembre 1943. E la Repubblica nel 1948 approverà il progetto della diga del Vaillant. Lo approvano come opera di interesse pubblico, finanziata all'80% dallo Stato. Una diga alta 200 metri, dietro un serbatoio di 58 milioni di metri cubi d'acqua. 58 milioni di cubi. Un dettaglio, la somma degli altri 5 serbatoi della Sade sulle Dolomiti fa 50 milioni di metri cubi. Questo da solo è più grande della somma dei cinque esistenti. I numeri in assoluto non sono alti, perché in giro per l'Italia ce ne sono di serbatoi più grandi, assai più grandi. Il più grande d'Italia è in Sardegna, nella valle del Tirso. Ma sono altre conformazioni geologiche. Qui, nelle valli alpine, questo è già audace. Ma l'ingegnere non è soddisfatto. Perché? Perché col dopoguerra sta cambiando tutto. Adesso è difficile immaginarlo, ma pensate che all'epoca l'Italia era un paese affamato di energia. Negli anni del dopoguerra c'è un enorme bisogno di energia e la Sade ha nel cassetto una possibilità, ingrandire la banca dell'acqua. All'ingegnere il progetto non dispiace, ne ha parlato al geologo e il geologo gli ha detto. Beh, già il vecchio progetto mi pareva audace, ma il nuovo, far la diga più alta fa tremarle le vene ai polsi, ma l'ingegnere insiste e nel 1957 aprono il cantiere della diga. Ma lo stesso mese che aprono il cantiere, propongono una variante in corso d'opera della diga stessa e l'ingegnere scrive al geologo, perché serve la perizia del geologo? E il geologo gli risponde: io ho provato a stendere la relazione geologica, ma non mi è venuta tanto bene. Ingegner, perché non mi manda copia di quella che mi ha letto al telefono, che mi pareva ben concepita? Come uno scambio di cortesie. È l'ingegnere a fornire le parole al geologo per la sua relazione geologica, che il geologo firma. Il geologo ha 86 anni a questo punto della storia. L'ingegnere ne ha una ventina di meno. E con la valigia e i suoi avvocati va negli uffici dei lavori pubblici a Roma a proporre di realizzare nella gola del Vaillant una diga, seppur di poco, la più alta del mondo, portando l'altezza da 200 a 266 metri. E il serbatoio dietro, che era di 58 milioni di cubi, quasi triplica, diventa 150 milioni di cubi. Ma è ovvio, una valle è stretta sotto, poi a salire si allarga. La vasca da bagno è fatta così. Ai lavori pubblici dicono. Bene, perché dobbiamo essere un paese ricco di energie. È di interesse strategico. La pianura, le città hanno bisogno di quell'energia. Ma i lavori pubblici dicono anche. Un momento, perché adesso alzando l'acqua, i paesi sulle sponde, prima il lago era giù in fondo, lontano. Ma adesso che arriverà quasi alle periferie dei paesi? Vogliono degli accertamenti sulla sicurezza degli abitati di Erto e Casso. La Sade si impegna a fare rilievi geologici sulle sponde del serbatoio per garantire la sicurezza degli abitanti. Il apre 400 operai, è tutta gente di montagna. L'impresa Torno Lombarda assume Valtellinesi, Bergamaschi di montagna, gente della Val d'Aosta, friulani e Cadorini. La diga è a doppio arco, non conta solo le fondamenta. Sapete come funziona l'arco, no? L'arco scarica la forza ai lati. Dunque, la diga è ad arco ed è come se le fondamenta fossero tutti i punti di contatto tra la diga e la montagna. Quindi bisogna tirar via, brillare, la roccia superficiale, 400.000 cubi. Un volume enorme di roccia viene fatto saltare via per andare in profondità ad ancorare le sponde della diga, della diga lungo le fiancate. 400 uomini arrivati nella valle, gli unici contenti. Gli osti e le donne, che hanno un po' più di scelta. Erto e Cassi. C'è una storica unione tra un ambruzzese alto così e un'ertana alta due volte e mezzo lui. È una coppia storica. Le ertane hanno fama di essere donne libere, perché se ne vanno d'estate a vendere gli attrezzi in legno che vengono fatti dagli artigiani. Fanno le ambulanti e dormono fuori. Questo è sufficiente a danneggiare la loro reputazione. Ma d'altra parte, se guardate le fotografie, sono donne di una bellezza singolare. E dunque, oltre alle donne felici, le osterie. Casso. 450 abitanti, due osterie. Erto? 850 abitanti, 9 osterie. La media premia Erto, che quindi fa capoluogo. Le osterie sono luoghi importanti di vita sociale. Ce n'è almeno due di osterie importanti a Erto. Quella di Pilin, osteria dove c'è la Cate, che fa anche la sindachessa e la tabaccaia, e della moglie del Gallo, che è anche il dottor e capo del comitato. E poi l'osteria di Zibibbo, l'osteria del Kral. Qual è la differenza? Zibibbo ha la televisione, la Cate ha il telefono. Se devi telefonare, vai dalla Cate, se vuoi vedere la televisione, vai da Zibibbo. Erto e Casso. È un mondo separato che un catasto lungimirante ha riunito in un unico comune, che non si può pronunciare senza commettere turpiloquio. Ma sono separati da sempre. Gli Artani sono arrivati prima, parlano un friulano ladino. I Cassani sono arrivati dopo, mettendosi sui terreni rimasti liberi che erano più poveri. Ma sono più vicini a Longarone, quindi parlano un Veneto Cadorino. Divisi in tutto. Le uniche parole in comune? Le bestemmie. Si vedono i campanili inclinati indietro per spingerle. I parroci hanno rinunciato a estirparle. Dice che è esula dalla missione pastorale perché la bestemmia non c'entra con la religione ma con la sintassi. Cavi la bestemmia non scorre più il discorso. La religione è un'altra cosa. Aerto fanno una processione del Venerdì Santo che i Vescovi a un certo punto hanno proibito per eccesso di passione. Mettevano troppa passione nel frustare il Cristo. Nello spogliarlo en plein air con quelle temperature, nel dimenticarsi il giuda impiccato sull'albero, nell'incoraggiare i centurioni a suon di esclamazioni non proprio latine, c'era troppa passione. Tra le conseguenze, alla domenica di Pasqua gli uomini non si erano ancora ripresi per andarci, si vedevano solo le donne. Sono paesi vivi, diversi da come uno se li immagina, non sono rigidi. Ma è un mondo antico dove ci sono più bestie che animali, che abitanti, tra pecore, vacche e maiali. L'economia dipende da quello, l'agricoltura povera. E l'apertura del cantiere porta stipendi e dunque anche un salto sociale non indifferente. Ma, Ma... Ve le, immaginate ve le immaginate la giera? Ve le immaginate le motoguzzi? E ve le immaginate le pentole a pressione? Costruire un serbatorio vuol dire espropriare la terra. E gli espropri sono fatti per un'opera di interesse pubblico. I comuni vendono subito. I privati, che non vogliono vendere perché la Sade paga poco, non ottengono granché. Provano a fare il comitato, poi qualcuno molla. Qualcuno dice che la Cate, la sindachessa, ha tradito. Venduto in proprio a un prezzo maggiorato. Provano a resistere. All'inizio, con il lago più basso, andavano sotto solo alcuni terreni. Ma adesso, con il lago più alto, vanno sotto anche alcune case, stalle, terreni per loro più importanti. La Sade paga comunque pochissimo. Provano a fare il comitato. Si riuniscono alla baracca del Kral da Zibibbo. A protestare che tiro con Nonna, sta calma, noi è i tedeschi questi. E eh, mi porta via la terra, a chi non vende la sade impone la vendita forzosa. Che vuol dire? Vuol dire che esiste una cosa chiamata cassa depositi e prestiti, dove verranno depositati i soldi dell'esproprio e tu dovrai a modo tuo dimostrare di essere il proprietario del terreno per il quale dovresti riscuotere. Ma quando è morto il nonno? Sei andato dal notaio a fare la voltura. Quante generazioni sono che i terreni passano da uno all'altro così facilmente, tacitamente. È praticamente indimostrabile la proprietà alla cassa depositi e prestiti. Quindi, se li vuoi i soldi subito, pochi e maledetti, altrimenti perdi tutto. Lo so che gli espropri sono brutti, ma d'altra parte stanno costruendo qualcosa che strategicamente dovrebbe avere un valore di interesse pubblico. E in ogni caso. Sveglia! Sta cambiando il mondo! Nel frattempo la diga va su a doppio arco. Dio, com'è bella, audace. Gli idraulici tra loro la chiamano la grande signora. La diga è elastica, si muoverà, come deve muoversi un arco, ma è fatta per resistere alla pressione. E va su, 60 centimetri al giorno. Immaginate il rumore di un cantiere così. Questo è il sound del progresso. Però c'è la stabilità dei paesi e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiesto indagini geologiche. Le indagini geologiche. Carlo Semenza, costruendo dighe in giro per il mondo, ha incontrato dei colleghi, la famosa scuola di geologia austriaca. von Terzaghi. Si chiama così il luminare austriaco che sta cambiando l'approccio a questa materia. La geomeccanica è la scienza che studia l'impatto delle costruzioni sui terreni. Non c'era prima della guerra, è roba nuova. Semenza ha conosciuto un austriaco che si chiama Leopold Müller, allievo di Terzaghi, conosciuto facendo dighe in Giappone. È un ingegnere come lui, parlano la stessa lingua, ma da ingegnere è diventato anche professore di geologia. Insomma, è quello giusto, mentalità da ingegnere e conoscenze da geologo. Müller accetta per amicizia la consulenza, il lavoro per fare indagini sulle sponde del Vaillant. E inizia la famosa scenetta di Müller, con i suoi carottaggi esplora sotto la sponda sinistra del Vaillant. Immaginate che io sia la diga del Vaillant e qui, la sponda destra, ci sono i paesi di Erto e Casso. Dall'altra parte c'è il Monte Toc. Müller carota il Monte Toc. Carota dall'altra parte anche dove ci sono i paesi. Entra negli orti, pianta carottaggi. Cosa fa? Carottaggi. Maria, venga a vedere gli strieci che pianta carote col picco. Le indagini di Müller vengono consegnate all'ingegnere semenza. Il terreno sotto Erto è compatto, ma il problema è dall'altra parte. A dire il vero, se ne stanno già accorgendo che dall'altra parte, sotto al monte Toc, le cose non siano come dovevano essere. Se ne sono accorti scavando la strada perimetrale. Questa strada era non prevista dai progetti, ma se da un lato della valle ci sono i paesi e dall'altra i terreni migliori, gli Ertani da sempre attraversavano la gola su passerelle di legno e superavano l'orrido. Tutta roba che verrà sommersa dal lago nuovo. E così era stata progettata una passerella pedonale proprio sotto al comune di Casso per andare dall'altra parte. Sì, ma quando il lago era più basso, quando la diga era più bassa. Adesso, che la fanno 66 metri e 50 in più, la passerella non la fanno più. E hanno deciso di fare una strada perimetrale che per andare di là bisogna fare tutto il giro. Solo che è lunga, eh? Son chilometri. Il lago è lungo 8 km. Perché non fate la passerella pedonale? Perché il terreno non lo consente. Fate la diga più alta del mondo e est stesserei, non tiene la Passerella Pedonale? Chi glielo spiega agli abitanti di Erto Casso che la loro vallata ha una micro variabilità geologica pressoché unica al mondo? Non trovi 100 metri dello stesso tipo di struttura di roccia. Facendo la strada perimetrale hanno cominciato a trovare fessurazioni nel terreno. E all'inizio nascondi, copri. Poi però arriva Muller che dice: Sotto il monte Toc ho identificato una massa compatta che mi è difficile stabilire. Perché con le mie indagini non posso ancora accettare la profondità di questa massa. Ma suppongo si tratti di una massa di 50 milioni di cubi. Chiede indagini supplementari, otto tipi di indagini supplementari. Carlo Semenza è uno dei migliori progettisti. Non ha alcuna competenza geologica, ma se Müller gli chiede otto indagini supplementari, lui le fa. E a chi le affida? A due geologi italiani, inizialmente a uno solo. Si chiama Edoardo Semenza. È suo figlio. È un giovane da poco laureato, allievo di Dal Piazza. A lui si affianca Franco Giudici, anche lui da poco laureato. Sono due giovani che sgambettano lungo la Valle del Vaillant per fare le indagini che Müller ha chiesto. Solo che come se questa storia l'avesse scritta chissà chi, mentre fanno tutto questo, la domenica di Pasqua del 1959 cade un'altra rana e la frana di Pontesei. Guardate, questo non è strano. Da noi cade una media di due frane al giorno. Sono almeno mille anni da quando abbiamo cominciato a registrare le frane che abbiamo questo conteggio. Noi abbiamo una frana a pranzo e una a cena. Siamo il paese d'Europa che ha più frane di tutti gli altri messi insieme. La frana della Pasqua del 59 cade in un lago che si chiama Pontesei, è della Sade. È a 7 chilometri scarsi da Longarone. Longarone è un semaforo lungo il Piave. A Longarone c'è l'incrocio. Da una parte è il torrente Vaillant, dall'altra il torrente Mae che viene giù dalla Val Zoldana. La diga di Pontesei è nuova della Sade in esercizio. È una diga che sta dando problemi. Stanno monitorando una frana in movimento lungo una sponda. C'è un servizio di sorveglianza H24. La domenica di Pasqua, al mattino presto, la frana accelera di colpo, cade nel serbatoio, solleva un'onda che tira giù un operaio che passava in bicicletta, Arcangelo Tiziani. Altri due tecnici della Sade, sentendo il rumore, si salvano correndo in su e l'onda non li prende. Ma Arcangelo Tiziani è zoppo, non ce la fa. Non lo troveranno mai. Vola su con gli anzoletti. Sono sette chilometri da lì a Longarone e altri tre ad arrivare ad Erto. Quanto ci impiega la notizia ad arrivare la domenica di Pasqua? Ci sono solo le donne a messa la domenica. Gli uomini però si svegliano e vanno fuori della chiesa a bestemmiare per una storia di questo tipo. Hai visto cosa è successo a Pontesei? E allora le paure che avevamo sono giuste? Quando metteranno l'acqua qui da noi arriverà fin sotto le case, tanto che dalle case più basse potrai pescare stando in letto, buttando la canna fuori dalla finestra. Paura, preoccupazione. Si riuniscono tra loro nell'osteria di Zibibbo e fondano il Comitato per la rinascita della Valle Ertana. Ecco, questa è la reazione dell'opinione pubblica alla notizia. Frega niente a nessuno. Sono 136 capifamiglia che si impegnano a difendere la loro terra, a chiedere la sicurezza e non ottengono niente, nessun interesse, nessuna attenzione. L'unico articolo che esce lo scrive Latina Merlin sul suo giornale. Il giornale della Merlin è inciso. Esisteva una volta un partito che si chiamava comunista e aveva un giornale che si chiamava L'unità. È roba della preistoria. Nella Valle del Piave vendevano sette copie e forse gli articoli firmati da una donna li leggevano solo in quattro. Perché anche tra i comunisti non è che ci fosse tutta questa apertura di idee nei confronti delle giornaliste. Ma Tina Merlin fa un articolo. La Merlin è una delle quelle poche che... Come dice lei. Io non volevo impedire la costruzione di un serbatoio. Io volevo impedire un delitto perché ho seguito le storie dei Montanari e della Sade. Scrive un articolo sul suo giornale. Viene denunciata dai carabinieri di Erto. Non so chi sia il mandante de della denuncia, ma per diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico. Intanto, mentre la diga è quasi finita, il 2 dicembre di quell'anno crolla una diga nuova in Francia. E Semenza scrive al geologo dal piazza. Dobbiamo incontrarci per parlare del Vaillant alla luce di quel che è accaduto in Francia. È preoccupato. Edoardo Semenza e giudici, nonostante tutto, hanno lavorato coscienziosamente. Sono loro a diagnosticare per primi l'esistenza di una frana preistorica, una paleofrana nella gola del Vaillant molto tempo fa è caduta una frana ed è ferma da allora e potrebbe star ferma all'infinito almeno che qualcuno non vada a bagnarle i piedi il rischio è che l'esercizio del lago possa innescare un risveglio nel mostro fermo dipende se la frana poggia saldamente su un piano comodo per cui non può più scendere oppure se la frana si poggia su un piano inclinato Edoardo, credo che sia meglio che tu faccia esaminare le tue conclusioni dal professor Dalpiaz. E anche se dovrai rivedere alcune delle tue considerazioni più estremistiche, non cascherà il mondo. E quindi. E mentre accadono queste cose, la diga è praticamente verso la fine. Siamo nel 1960, quando fanno la Ganzega. Ganzega! La Ganzega, sapete cos'è? L'origine della parola è tedesca, vuol dire la festa di tutti. È quando si mette la frasca sul tetto della casa e si mangia con tutti gli operai del cantiere. E quella del Vajont si fa sopra la diga. Pensa che è mangiata. Anche se fosse solo polenta e soppressa, ma lo fai sopra la diga, con l'orgoglio di aver costruito la diga più alta del mondo. Non è male. L'acqua sta già salendo. Il geologo dal piazza probabilmente è lì tra gli invitati. Non risulta ci sia Müller, ci sono tutti gli operai. L'ingegnere è persona che stringe la mano a tutti, è stato presente in ogni fase, ricorda gli undici caduti sul lavoro per la costruzione della diga. Gli operai si salutano, ognuno di loro aveva magari tre dighe sulle braccia, adesso ne avranno quattro, tra cui la più alta del mondo. Sai l'orgoglio di tornare a casa dopo aver fatto parte di un'impresa di questo tipo, costruita in maniera esemplare, a tempo di record. Ma una diga è un muro, se non ci metti l'acqua a cosa serve? Per mettere l'acqua serve un'autorizzazione, chi la deve fare? L'allegra commissione di collaudo. L'aggettivo l'ho aggiunto io. Ma la nomina l'ha fatta un ministro dei lavori pubblici di nome Togni, come quello del circo. In data 1 aprile 1958. Pesce. Io mi sento autorizzata. La commissione di collaudo ha tre presidenti e un controllore. Tre di loro sono ingegneri. Greco, Frosini, Sensidoni. E uno è il geologo, Penta. I tecnici della commissione di collaudo sono gli stessi che hanno approvato il progetto del Bayonet. Non sarebbe il massimo che il controllore sia lo stesso che ha già firmato il progetto. Ma è un po' difficile separare il controllato e il controllore in questo paese. Controllato, controllore, controllato, controllore. Anche gli ingegneri in realtà fanno i professori. Dov'è la differenza? Per gli uomini della SADE i professori dello Stato è gente che si tollera, ma che è lì perché non sa fare il mestiere. Altrimenti sarebbero qui con noi. Li tengono in scarsa considerazione, tant'è che a parlare con i professori dello Stato ci mandano l'avvocato della SADE. Vi do un cenno di come funziona senza scandalo e prassi. Lettera dell'avvocato Conte all'ingegner Semenza. L'autorizzazione all'invaso del grande Vaillant era pronta, ma non era ancora firmata perché il presidente aveva qualche dubbio sul testo. Era stato infatti scritto: Autorizzo con tutte le conseguenze relative. A seguito della mia insistenza perché non ti facesse ulteriormente attendere, la in mia presenza corretta: Questa Presidenza autorizza. E ho potuto constatare che venne firmata. Meglio non potevo servirti. Ora è un cavillo. Ma autorizzo, sono io che firmo. Invece, se il linguaggio dice questa presidenza, è probabile che io mi senta tranquillizzato dal fatto che in qualche modo non ho firmato io, ma un'entità che si è trasposta nella mia firma. Tutto questo a una società concreta sembra una perdita di tempo. E tutto questo si trasferisce nell'autoritas della commissione di collaudo. Visita al Vajont. Dopo un anno, tempo di mettersi d'accordo. Nemo con la macchina tua, no con la mia, no con la mia. Sulla diga a doppio arco è tutto in curva, anche il pavimento. Gli operai sono abituati, quando finiscono di lavorare la sera, camminano storti, ma alla commissione di collaudo gli gira tutto. Non ci sono i parapetti ancora sopra la diga, è tutto storto. Così dopo? Li portano a cortina perché? Ci sono appena state le Olimpiadi. Ah, già! Gli regalano il maglione. E poi cena a Venezia, in Canal Grande, ospiti della Sade. Così si fa! Così si trattano i professori. Tant'è che il giorno dopo, di tutta la gita, l'unica cosa che non ricordano è la diga. E chiedono la relazione tecnica alla Sade, che gliela manda. E sulla base di questa, questa Presidenza autorizza. Cominciate a mettere l'acqua». È il controllato a fornire al controllore tutti i dati sullo stato dell'opera. La funzione del controllore si limiterà in questa storia ad accumulare e valutare solamente i dati forniti dal controllato. Non c'è nessun strumento di indagine diretto. Forse non è possibile. Non lo so. Forse c'è la buona fede e va messa la buona fede. Ma qual è il problema? Il problema non è la diga, ma le frane. Cosa sa la commissione di collaudo sulle frane? Da questo momento in poi esistono due VAIONT. Quello raccontato allo Stato, ai controllori, e quello gestito dall'ufficio tecnico della SADE, i controllati. I consulenti sono i migliori del mondo. L'ingegnere Carlo Semenza ha fatto un ottimo lavoro di, di modeling sul progetto. Ma centralizza i dati per valutare. Nessuno dei suoi consulenti si incrocia con gli altri, riferiscono solo e soltanto a lui. C'è un capitano, il resto è soltanto equipaggio. E comincia il passo, è la frana del 4 novembre. L'acqua sale, nel frattempo la Sade sta continuando i lavori di consulenze. L'acqua sale, prima a quota 600, poi chiedono di arrivare a quota 650. Quota 650 sul livello del mare vuol dire fino al livello della vecchia diga, quello basso. Cioè, riempire il lago a livello se la diga fosse stata quella di prima. Invece così hai ancora 70 metri sopra il muro della diga. Ma nell'autunno del 1960, mentre l'acqua sale, non un giorno qualsiasi, cade un'altra frana. Questa frana cade il 4 novembre che è la festa delle frane e delle alluvioni in questo paese, non la festa della vittoria. Che giorno è stata l'acqua alta dell'Arno a Firenze? Il 4 novembre del 66, è lo stesso giorno dell'acqua alta a Venezia. E l'alluvione del Tanaro, disastrosa in Piemonte negli anni Ottanta? Il 5. Il Piemontesi è sempre un po' in ritardo. La frana del 4 novembre sono 800.000 cubi. Viene considerata da noi italiani esperti di frane piccoletta. Solleva un'onda, non fa danni alle persone. Ma Erto, dopo quella di Pontesei, che era di 4 milioni di cubi, questa sarà anche solo di 800.000, ma magari non è l'unica, e chiamano Latina. Vieni su a vedere, è cascata la frana, la frana del Vaillant!» Arrivatina al Vajont. La frana non si può visitare, è già stata recintata e c'è un corso di macchine nere sulla diga. Per l'unica volta in questa storia fanno al Vajont un brainstorming, dicono così gli americani. Si mette la gente in una stanza, si fa piovere e questo fa germinare le idee. Per l'unica volta in questa storia i geologi si incontrano tra loro con gli ingegneri insieme. Quello che dovrebbe essere prassi, condivisione di pareri, in tutta questa storia accade una volta, subito dopo la frana del 4 novembre. A preoccuparli non è la frana stessa, è piccoletta, ma quel che è successo su, in alto, in corrispondenza della frana del 4 novembre, che è piombata nel lago 600 metri più su. Sulle sponde del Toc si è aperta una trincea, lunga 3 chilometri segno è una lettera dell'alfabeto, una M come Müller, ma non l'ha fatta lui. Occupa una porzione di sponda di quasi due chilometri, 1 km e 800 metri. Cos'è? È il segno della frana preistorica individuata da giudici e semenza. E a questo punto Müller dice... La massa è stimabile in almeno 200 milioni di metri cubi di roccia. Si può fermare? Ormai no. Attenzione, un fenomeno naturale come una frana non avviene mai tutta in un colpo, l'inizio è sempre lentissimo, ma una delle lezioni che si imparano è che quando un movimento inizia su una grande massa, quel movimento ha già cambiato di stato le cose, non si potrà più tornare all'equilibrio precedente, quindi ciò che Müller dice è non potete andare via e lasciare così. Certo, la SADE non ha intenzione di andare via e lasciare tutto così. Vuoi mollare l'impresa? Vuoi dire: Ho fallito con tutti i soldi spesi e la diga già finita? Ma l'esercizio del serbatoio inevitabilmente provocherà la caduta della frana. Quando? Questo è il problema. L'unica cosa che non sappiamo è quando. Non sappiamo nemmeno come caschera. Tutta insieme? Almeno in due parti, dicono. Oppure cascherà a fette. E qui si inizia a discutere di come affrontare un rischio di questo tipo. Erano state fatte vari tipi di indagini geologiche, non soltanto quelle di Muller. A conseguenza della frana di Pontesei, la Sade aveva assunto anche un sismologo, un geofisico, il professor Caloi. Il professor Caloi innanzitutto è un fisico che poi fa geologia. quindi Geologi e fisici non si possono vedere. I geofisici è gente che va in giro ascoltando l'eco, la risonanza, vuole sentire come viaggia l'onda sonora. Caloi è un percussionista sostanzialmente. Le informazioni che raccoglie sono di natura diversa da quelle di un geomeccanico o del geologo classico. Caloi fa anche montare alla diga del Vaionto un sismografo, modernissimo, privato. La Sade ha un sismografo privato. In realtà ne ha uno su ogni sua diga, e quello del Vaillant è di generazione nuova. Caloi dice, sente anche le scosse di terremoto in Cile. Caloi ha fatto indagini che dicono la roccia del Toc sotto è compatta. Lui è profondamente ottimista, in contrasto con Müller, in contrasto con Edoardo Semenza. L'ingegnere ascolta pareri diversi. Scienziati, professori che gli dicono cose diverse. Poi arriva la frana del 4 novembre e Caloi dice che. La roccia ha avuto un rapido processo di degenerazione mai visto. Non ha precedenti nella letteratura scientifica. Adesso è tutto rotto. I geologi dicono: Forse lui prima non ha fatto bene il suo mestiere. In ogni caso, la situazione è cambiata. A questo punto arriva per la seconda volta al vaillant l'allegra commissione di Collaudo e il geologo di Stato, analizzando i dati, dice che a lui la situazione non sembra così negativa e lui propende per l'ipotesi di Caloi, quella iniziale. La frana è soltanto superficiale. Caloi, però, non propende più per la sua ipotesi di prima. Ma il geologo di Stato sì. In questa storia resterà il più ottimista fino all'ultimo giorno. E quest'uomo diventerà direttore dell'Istituto Sismologico di Stato. Che fare? Beh, bisogna trovare delle soluzioni. E qui è il delirio. Perché bisogna ingegnerizzare una frana. Che fare, un muro per tenere sulla frana? È troppo grande, non si può fare. Tagliarla a pezzi con la dinamite e farla crollare giù? E poi? Dividiamo la valle in due. La, riga, la diga resta da una parte e il lago dall'altra? Sapete cosa vuol dire un lago senza via di sbocco? Vuol dire che l'acqua continuerà a salire, mangiandosi i paesi. Non sarà governabile. Ma soprattutto non ha più nessun significato per un bacino idroelettrico, giusto? Che fare? A questo punto io trovo una leggera analogia con un tempo nel quale gli esseri umani, non le vittime inconsapevoli, ma un'intera comunità si rende conto di aver creato una situazione compromessa e deve decidere che fare. La storia del Vajonta è una storia di ingegnerizzazione della natura, fatale. Ma secondo voi abbiamo alternative a ingegnerizzare la natura in questo momento? Possiamo davvero permetterci di aspettare che faccia da sola? Quali rischi infernali dobbiamo correre ingegnerizzando la natura? Estremi. Ma abbiamo alternative? Forse tutta la storia di stasera ruota attorno al momento in cui si decide come affrontare un rischio di questo tipo. Dal punto di vista di un'azienda... Se ho costruito un serbatoio e non lo posso usare, ho buttato via i soldi. Quindi, che fare? E allora uno degli ingegneri propone un piano audace, costruire un bypass, una galleria di sorpasso, che colleghi il dietro del lago con la diga, in maniera che se ci cade sopra la montagna, l'acqua possa essere governata lo stesso. È costosissima l'impresa. Gli operai sono andati a casa. C'è stata la Ganzega. Vengono richiamati quelli di un'impresa del Comelico. Pensano di metterci sei mesi a fare quella galleria di sorpasso. Nel frattempo hanno tolto l'acqua. La tengono a livello basso perché in questo modo la montagna sta ferma. E Müller dice... Se teniamo l'acqua bassa la montagna non si muove, però la frana prima o poi cadrà. E allora, come faremo? Uno degli ingegneri si chiama Pancini, propone un piano, svasi e invasi, cambiando il ritmo, rendendolo imprevedibile, in maniera da provocare il distacco della frana e mettere in sicurezza il lago. Una volta fatto il bypass, togliamoci dai piedi il rischio della frana. E questo viene approvato. Si chiama programma Pancini di svasi e invasi. Pensano di cominciarlo nell'autunno successivo, ma gli operai sono talmente bravi che la galleria di sorpasso bypass la finiscono in tre mesi soltanto. Scavano una galleria di sezione di un binario di una ferrovia, sotto la montagna, sotto il monte Salta, dove la roccia è solida. Ha una quota di sicurezza a mezza costa del lago e alla fine dell'estate si può cominciare a fare gli invasi. Chiedono le autorizzazioni all'allegra commissione di collaudo, la quale nicchia un po', ma poi concede. E l'acqua comincia a salire. La fanno salire e scendere, salire e scendere, cambiando il ritmo in modo da provocare la caduta della frana. Quello che accade invece è che la frana non si stacca più. Non casca nessun pezzo, ma la montagna cammina, tutta insieme, a un ritmo variabile tra 1 e 3 centimetri al giorno. Questo ritmo cambia a seconda del livello dell'acqua. Quando tolgono l'acqua la montagna di solito rallenta, quando aumenta l'acqua la montagna di solito accelera. Mentre è in corso questo lavoro sul serbatoio, l'ingegnere Semenza ha deciso un'altra misura precauzionale, un modelling, una prova sul modellino affidato all'Università di Padova al professor Augusto Ghetti. Anche questo viene fatto per il Vaillant. Non è tradizione, non è mai stato fatto prima. Per nessun impianto idroelettrico al mondo, prima del Vaillant, la legge non prescriveva l'analisi geologica delle sponde dei serbatoi artificiali. Questo diventa regola scientifica dopo il Vaillant. Allora vediamo questo modello. Il professor Ghetti costruisce il modello in cemento. Ma il test è fallimentare perché adesso mancano i presupposti che possano collimare con la realtà. Tutto viene presunto, annullando di fatto ogni efficacia. Ghetti consegna i risultati di un anno di lavoro, affermando che, nella peggiore delle ipotesi, nessun danno potrà essere arrecato ai paesi circostanti, tranne Longarone, nemmeno presa in considerazione nella prova. E la Sade negherà poi a Ghetti la possibilità di rifare il test tenendo conto appunto di Longarone. Nell'autunno del 1961 muore Semenza. Se ne va interrogandosi sulla poca fortuna di questa sua ultima opera, scrivendo frasi come le cose sono più grandi di noi, che verranno poi interpretate come una resa mistica. Sostituirlo non sarebbe stato facile. Fu nominato il capocantiere Biadene, uomo da cantieri, non da progetti, incapace di governare la rete di relazioni accademiche e tecniche messe in piedi dal suo predecessore. Da quando arriva Biadene, nessun geologo metterà più piedi al Vaillant. Pochi mesi dopo muore anche Dal Piazza. Anche l'altro che aveva dei dubbi sulla questione ormai non c'è più. Il giovane Edoardo Semenza non lavorerà più per la Sade. Gli unici geologi ad aver competenza sulle cose restano il professor Caloi, dei sismografi e il geologo Penta, della Commissione Statale, l'unico ottimista della situazione. E arriva. Durante tutto quel tempo la diga è finita. L'acqua sale e scende. La frana si muove ma non si stacca più nessun pezzo. E poi arriva la frana. Non quella del 9 ottobre del 63. Arriva la frana dell'inizio del 1963. Si chiama nazionalizzazione dell'industria idroelettrica. È un'altra cosa inimmaginabile oggi. C'è stato un momento in cui i monopoli sembravano vecchi. C'è un vento socialista con modelli di riferimento come la Svezia, dove era ingiusto che i cittadini di Venezia pagassero la bolletta diversa da quelli di Napoli. Insomma, un'area di autorità pubblica, di servizio pubblico. I monopoli non vogliono vendere le loro galline dalle uova d'oro. Ma gli succede la stessa roba dei contadini che avevano espropriato qualche anno prima. È una nemesi. Tu non vuoi vendere ma devi vendere, perché il nuovo mondo moderno non prevede più che sia il monopolio, eh, che sia monopolio la corrente elettrica, sarà servizio pubblico, così come i treni erano diventati dello Stato, ma lo Stato si tiene i suoi monopoli. Le idroelettriche vengono valutate sugli ultimi tre mesi di valutazione azionaria. È il valore delle loro azioni che stabilirà quanto lo Stato gli dovrà dare. E poi che ne faranno? La SIP investe in un'altra cosa, i telefoni. La Sade e la Edison si metteranno insieme per creare una cosa chiamata Monte Edison. Enormi capitali liberi da investire in altre attività, ma non puoi più continuare a fare la corrente. È arrivata l'Enel. Cosa succede agli uffici tecnici? Tutti quelli che lavoravano per Cini adesso lavorano per l'Enel. Restano tutti al loro posto. E al vaillant cosa cambia? Niente. Le prove di invaso vanno avanti regolarmente. Le commissioni di collaudo vengono sollecitate a dare i parieri a far salire l'acqua. Per far cadere la frana? Non solo. Il vaillant non è finito. La diga è finita da due anni. Vanno avanti a provare con l'acqua. Perché? Perché se non collaudi l'impianto alla quota fissata, perdi l'ultima tranche dei finanziamenti statali a fondo perduto, cioè la tranche più elevata. E dal momento che lo Stato, oltre ad aver pagato l'80% della costruzione, adesso si compra l'impianto totalmente, dal punto di vista della Sade arrivare al collaudo definitivo è piuttosto importante. Ma i tecnici, i responsabili di tutto questo, nell'interesse di chi stanno lavorando, del vecchio padrone o del nuovo padrone. I tribunali su questo hanno spaccato il cappello in quattro al processo sul Vaillant. Mentre l'acqua continua a salire, la frana non si stacca, ma accelera. Durante l'estate del 1963, la velocità della frana aumenta progressivamente e la SADE chiede di arrivare a quota 715 sul livello del mare. Non è la quota definitiva. Dovrebbero arrivare a quota 722 per collaudare, con la raccomandazione del professore di Padova nel cassetto che dice... Non superate più quota 700. Perché così siete tranquilli. Ma arriva la scorsa del 2 settembre. 710, che cos'è? È un trampolino per arrivare a quota 722? Non lo so. So che chiedono quota 715, ma quando arrivano a 710 il 2 settembre 1963, il Vaillant tira una stecca. Un terremoto forte che si sente anche a Longarone e che provoca allarme nella popolazione. Guardate, la terra tremava spesso lassù, succedeva, ma il 2 settembre la scossa è fortissima. Il comune di Erto, dopo la scossa del 2 settembre, scrive. All'ENEL Sade, al Genio Civile, alla Prefettura di Udine, al Ministero dei Lavori Pubblici, constatato che la popolazione sta vivendo in apprensione e in allarme, considerato che altri queste cose minimizzano, ma che per la nostra gente questo comporta la sicurezza e la vita degli averi, questa amministrazione fa nuovamente presente le sue preoccupazioni e i propri dubbi sulla stabilità delle sponde del lago di Erto ed esige la sicurezza e la certezza che il Paese non vivrà nell'incubo del pericolo prossimo o remoto, che non subirà danni né alle persone né alle cose. Se poi nominata certezza e sicurezza codesti enti non può dare, come si può interpretare dal vostro telegramma? Un telegramma della Sade al, al sindaco di Erto, in cui si dice che data persistenza noto stato pericolo pubblico, questa amministrazione fa presente che non intende lasciare a repentaglio popolazione e averi stando al proviamo, tentiamo, se la va, ma esige certezza e sicurezza che la diga non rechi danno a paesi, persone, cose. E se tale sicurezza codesto ente non può dare... Con atto formale si avverte codesto ente di togliere dal comune di Erto Casso la causa di pericolo prima che succedano, come in altri paesi, danni riparabili e non riparabili. Prima di mettere in tranquillità la popolazione di Erto Casso, dopo mettere in attività Bacino del Lago. Risposta dell'ingegnere Biadene. Senza entrare in merito delle affermazioni piuttosto azzardate del comune di Erto, osserviamo che il professor Caloi, direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Roma, che ha installato i sismografi alla diga, e sempre il professor Caloi ha esaminato i diagrammi relativi alla scossa del 18, del 10, del 2 settembre. E il professor Caloi dice... L'esame delle registrazioni ha condotto a queste conclusioni. L'epicentro è sulla destra del Piave, a 5 chilometri a occidente di Longarone, la profondità ipocentrale nell'ordine di 2 km. Si tratta quindi di scosse tettoniche, senza legame con la frana superficiale, a Monte di Gavaionte. Rientra in pieno nella ripresa dell'attività sismica in Carnia degli ultimi tre anni nelle zone montuose. Biadene aggiunge Tutto il serbatoio, quindi anche la sponda sotto l'abitato di Erto, è oggetto di controlli giornalieri e ogni 15 giorni mandiamo i rapporti al Genio Civile, al Servizio Dighe e ai membri della Commissione di Collaudo. Sono due anni che la Commissione di Collaudo non sale più al Vaillant. Hanno delegato i tecnici sul Vaillant a fornire i rapporti. I rapporti vengono dal sismografo di Caloi. Caloi legge i rapporti e dice che hanno origine tettonica non legate alla frana. Viadene ha cancellato dai rapporti dei lavori pubblici, ai lavori pubblici tutte le scosse più forti, minimizzando regolarmente, dicendo: Stiamo seguendo il programma Pancini. È inevitabile che la montagna muovendosi provochi le scosse. Ma li governiamo noi, non allarmiamo la commissione dei lavori pubblici. Le scosse di una certa ampiezza vengono sistematicamente cancellate. Perché? Perché agitano. La commissione di collaudo delega alla SADE il lavoro del controllore sul controllato. 28 settembre, 11 giorni fa, decidono di togliere l'acqua di corsa per rientrare alla quota sicure di, sicure di sicurezza. La quota di sicurezza è stata fatta sulla base di un esperimento, ma c'è una variabile in un ambiente aperto che andrebbe tenuta da conto rispetto a una condizione di laboratorio, per esempio la pioggia. E settembre è estremamente piovoso. Ora domandiamoci, un pezzo di terra asciutto pesa come un pezzo di terra bagnato? L'ingegner Pancini, responsabile del progetto Svasi Invasi, diventato capocantiere al Vaillant dopo che Biadene ne è diventato direttore, parte per le ferie dell'inizio di ottobre. È preoccupato e dice: Se serve, chiamatemi, torno. Biadene incarica un altro ingegnere di sostituire Pancini. Gli ultimi giorni sono febbrili. La frana sta accelerando giorno dopo giorno e Biadene vorrebbe con sé un geologo. Negli ultimi giorni la velocità di spostamento è diventata di 15, 18, 20 centimetri al giorno. Le paline di segnalazione si muovono. Sono illuminate per essere viste di notte. Il movimento è visibile a occhio nudo. Vengono fatte evacuare le ultime frazioni dei paesi che si trovano troppo vicino al lago e quelli che si trovano sulla zona che sta franando. Ordinanza di sgombero. Non è facile eseguire un'ordinanza di sgombero. Serve un'autorità come il capitano di una nave. Ma Biadene non sembra averne la lucidità. Tant'è che insiste chiamando gli avvocati della Sade per ottenere l'interessamento dei geologi. Il geologo di Stato è penta e lui dice... Non ho tempo, verrò al Bayonne, ma ora sono indisposto. Sette geologi sono a servizio dello Stato italiano, contro i 3.000 della Germania e i 12.000 degli Stati Uniti. Lo Stato non era in grado di ascoltare le richieste di Biadene e in un ripiattino continuo di competenze e responsabilità, alla fine Penta arriverà solo a titolo personale, come professionista. E questo rimpiattino continua anche tra le prefetture di Udine e Belluno, in un patetico rondò che ha dimostrato che le persone in carica erano del tutto sprovviste della dote necessaria in quei momenti febbrili. La diligenza. Puoi essere tecnicamente il migliore, ma se non riesci a valutare, a valutare i rischi enormi, se non ce la fai a prendere in considerazione di immaginare ciò che non è facilmente concepibile. Arriviamo all'ultimo giorno. Arriviamo all'ultimo giorno. Non piove più. È una bellissima giornata. Si potrebbe andare in montagna sul Toc. Si sentirebbero le telefonate roventi tra i tecnici che sono al Vaillant. E l'ingegner Pancini, l'ingegner Caruso, il geometra Ritmeier, che sarà l'unico a restare lì nel turno di notte. E Biadene a Venezia, che sta cercando di avere dall'avvocato Conte a Roma rassicurazioni sull'interesse della commissione di collaudo, dei geologi. Pancini viene richiamato dall'America, si muovono in maniera confusa. Ci sono anche le leggende sulle centraliniste di Longarone che si intromettono ascoltando la telefonata tra questi. Il 9 ottobre del 1963 a Praga è riunito il Comitato internazionale Grandi Dighe, quello che era stato presieduto da Semenza nel passato. Tutti sanno già delle preoccupazioni del Vaillant, se ne parla. Anche perché il professor Fonterzaghi, il decano dei geomeccanici, ha scritto un articolo che sta provocando un polverone e eh, che dice le valli molto profonde dove sia avvenuto il, fram, il, il franamento di antiche frane non sono adatte a ospitare grandi invasi. Discutono tutto il giorno sulla raccomandazione che il professore ha dato. Alla fine della discussione, il Comitato internazionale Grandi Dighe convenne sull'inutilità di applicare l'informazione del professor Terzaghi, convinti della capacità dei costruttori di fronteggiare le difficoltà man mano si presentassero. Quanto avvenne quella sera stessa alle 22.39 al Vaillant suona evidentemente come un monito a non prendere alla leggera quel consiglio. Questo estratto è preso dal libro di Edoardo Semenza. È una buona giornata a Longarone. Le ultime ore il geometra chiede all'ingegner Caruso di far chiudere le strade. È un prefetto che fa chiudere le strade, ma Caruso evidentemente ha l'autorità di chiamare il prefetto di Belluno, il prefetto di Udene per far chiudere la strada della Valcellina. Almeno la strada che da Erto scende a Longarone, quindi dalla parte friulana, mentre dalla parte veneta viene chiusa la strada statale di Alemagna. Al bivio di Tai di Cadore e Ponte nelle Alpi, i carabinieri chiudono la strada. Non si passa. Con che motivazione? Non disturbare la frana. Non ne vedo altre. E perché non dici niente a chi abita a Longarone? Tutti parlano della frana. Da tempo! Ma i tecnici hanno le famiglie lì. Tutti vivono considerando un rischio che non corrisponde al rischio reale. È difficile vedere il rischio reale. Si comunica l'un con l'altro quel sentimento rassicurante. Sì, succederà. Ma intanto siamo qui. Vedremo cosa succede. Mi è familiare questo sentimento. Tecnici della Sade quella sera dalla centrale di Soverzene. Partono in due macchine e salgono alla diga per veder cadere la frana. Si aspettano un'altra cosa. Le paline si inclinano a occhio nudo, sono spaventati, ma l'ultimo giorno sono arrivati a quota 700. Dunque sono convinti di esserci riusciti, di avercela fatta. È la presunzione che il modellino fornisca le risposte. Cosa non potevano sapere dal modello? Lo hanno scoperto anni dopo. La frana del Vaiont è una delle più studiate al mondo. Cosa c'è sotto gli strati di roccia del Toc? Argilla. Argilla preistorica. L'argilla quando è secca niente, ma quando si bagna, quando piove, cosa diventa l'argilla? E ancora non riuscivano a spiegare come la frana avesse corso così tanto fino a che non sono riusciti a dimostrare che il peso della roccia ha fatto evaporare l'acqua dallo strato di argilla, come se la pentola a pressione avesse sfischiato, un cuscino che ha azzerato l'attrito. Potevano saperlo? No. Ma allora domandiamoci, oggi come possiamo immaginare di addomesticare fenomeni complessi sulla base di modelli Dopo una lezione come questa? Chi se la prende una responsabilità così? Qua son, a Longarone, dove che eri i miei figli. Prima vivi e dopo sei minuti via, spariti nell'acqua. E facciamoli questi sei minuti. Nessuna frana, nessun movimento franoso, per definizione... Può essere rapido e improvviso. Alle 22.39 l'ultima bava di ragno che tiene unita la frana alla montagna si rompe. Per un attimo la frana resta lì. Poi va. Accelera. Da 0 a 90 km all'ora in meno di 6 secondi. E ora... Come chiesto esplicitamente da Marco Paolini, ci fermiamo. È il momento della frana. In questo preciso istante tutti i teatri che hanno aderito a questo evento corale si stanno fermando con noi. In silenzio. Gentilmente, ci alziamo in piedi. Questa che sentite è la campana di Longarone, la campana che suona ogni anno alle ore 22 e 39. Per chi suona questa campana? Riuniti in 100 teatri e mille case, molti di più in realtà, oggi abbiamo messo le nostre storie insieme a corpi e voci in un coro. Per chi raccontiamo queste storie? Per chi ricorda e per chi non sa? campane e voci dicono coraggio, civile coraggio, nessuno di noi è uno solo, nessuno è solo uno. Doveroso dare complimento a un momento significativo come questo. 60 anni che non vanno dimenticati, ma ora il racconto continua, mancano solo poche righe, siamo quasi alla fine, grazie. E del Testimone oculare, Carlo Onorini, parroco di Casso che quella notte vede i santi, le madonne, l'aurora boreale, tutto insieme, perché quando si rompono le linee dell'alta tensione il parroco dice... Ho visto i lampi di tutti i colori del mondo e ho visto i boschi. È un uomo ancora giovane, un pretino, e lui ha visto i boschi che correva giù e ha sentito quel rumore che hanno sentito anche quelli che non hanno visto. Tutti quelli di Erto hanno detto... Rumore! Non provare a raccontarlo! Non si può fare! Sono migliaia di aerei che volano vicino al tuo orecchio. È un rombo, rombo spaventoso. spaventoso! Nel buio, questo rombo non promette niente di buono. Il rumore finisce dentro un frastuono ancora più alto. La montagna schianta contro la sponda opposta. C'è un frammento della costa del TOC, si chiama Colle Isolato, è al centro tra le due frane. Alla fine del fenomeno quel colle si troverà a 150 metri più in alto di dove è partito, perché l'onda ha fatto un movimento circolare. Lì la valle era piena d'acqua, l'acqua sale, una colonna, l'acqua non ci sta più e la colonna è alta. 450 metri. Arriva su, una volta e mezza, il paese di Casso. Quella che piomba giù, le maestre racconteranno che dormivano nel sottotetto della scuola. Non sono morte né ferite, venivano giù sassi spaventosi. E a Casso non muore nessuno. L'onda si divide in due e spazza le frazioni di Erto, quelle basse. Il giorno dopo, nella valle di Erto e Casso, è un'alba livida e arrivano gli elicotteri, portano via la gente. Signora, allora cosa farete? Io non mi muovo di qua. Gli Erto Cassani trasferiti in pianura, dove c'è il progresso. Per anni verrà impedito fisicamente il ritorno nella valle, anche quando il lago verrà abbassato con le pompe idrauliche. Chi ritorna è un gruppo di testardi che accenderà la luce nel paese rubando la corrente all'Enel e poi, nel tempo, ottenendo il permesso di fare un paese nuovo. Ma la comunità è spaccata, divisa, frazionata. Adesso andate lì ogni estate. Ci sono almeno mille persone al giorno che vanno a vedere il Vaillant. Tina Merlin, già nel 1983, quando scrive il suo libro, dice. Il Vaillant è diventato un luogo turistico dove la gente va con curiosità, con pietà, mai con ribellione. Oggi sulla frana c'è una strada, una cappella, due ristoranti, le visite guidate, una palestra di roccia, un distributore, una zona industriale e artigianale, un parco giochi. Sulle guide turistiche Erto è indicata come tipico paese rimasto congelato. È una specie di eboli. Anche a Erto si è fermato Cristo. Oggi abbiamo un'altra idea della montagna. Oggi questo mondo rapido che sembrava la terra promessa ci attrae meno di quel luogo fossile che non valeva niente prima, del vuoto a perdere. È completamente cambiato lo sguardo sulle cose. Non so se sia per la pancia gonfia, ma io non sputo sul piatto dove mangiano, non sputo sui turisti. La vita ha il suo diritto di riprendersi quello spazio, hanno tutti il diritto di farlo. Però attenzione, questa è la dimostrazione che non esiste nessun mondo in equilibrio, un equilibrio ideale che abbiamo rotto. Ogni equilibrio è precario, in ogni condizione. È un mito quello della natura incontaminata, della montagna incontaminata, così come era un mito il progresso prima. Ma non puoi aspettare di andare a sbattere per toglierti i miti che ti fasciano gli occhi. L'altra mezza onda va giù, passa sopra la diga. Sono 25 milioni di cubi. Raschiano la gola del Vaillant e ci piegano due minuti ad arrivare in fondo. A Longarone c'è la gente, tanta. Longarone è chiamata Piccola Milano. A Longarone c'è la partita quella sera. È mercoledì di Coppa. Quella sera i bar sono pieni. E va via la luce. Sarà temporale. Tuoni. Sto rumore forte, ma, ma è sereno. E si vedono i lampi sopra la diga del Vaillant. Sono le 22.41. Due minuti impiega l'acqua a far la gola del Vaillant. Non è notte fonda, è sera tardi. La partita è ancora in corso, ma qualcuno è già a letto. Si sveglia, esce in strada. E non c'è niente, è tutto buio il paese. E poi arriva il vento strano sto vento vi è mai capitato di sentire la prima raffica di vento prima niente poi arriva la raffica ma poi di solito finisce e se non finisce e se aumenta allora non è vento e se porta puzza di marcio e il rumore che aumenta e il vento che aumenta? Quella è... La diga! Dove vai? Corri, fa briga! No, dipende quanto vicino sei a un posto più in alto. Di dove arriva lei? Che quando esce dalla gola prima dell'acqua è l'aria. Come fai a contare i morti? se la maggior parte dei corpi sono stati distrutti da un fallout nucleare, un colpo di vento con l'energia di due bombe atomiche di Hiroshima. Non ci sono, sono molecole, litighi per avere qualcosa in una bara. Se non hai niente, la metti, la metti giù, giù vuota. vuota. Dopo il vento arriva l'acqua. Formerà un buco profondo 80 metri nel piave, dove cade la cascata, un lago. Lì l'onda si divide in due. Porta i sassi a mitragliare le case davanti, a rincorrere quelli che stanno correndo in salita per salvarsi, a salire controcorrente. Mezza onda prende già la direzione del piave. A Ponte delle Alpi l'onda è ancora alta 12 metri, a Belluno 10 metri. Arriva a Ponte della Priula, laggiù in fondo, è ancora alta sei metri. Porta animali e umani sui rami degli alberi, lungo le sponde. E la gente li viene a vendemmiare. Come se quello fosse, o sia stato, il più grande funerale dopo Caporetto che abbia mai attraversato questa terra. La conclusione. Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Quanto pesa un metro cubo d'acqua! Lo sappiamo! Ma quanto vale un metro cubo d'acqua? Ma quanto, quanto vale un metro cubo d'acqua! Ancora no. Ma dobbiamo metterci d'accordo. I segni della tragedia che ci sta arrivando addosso di un mondo senza acqua. Ci sono tutti. Dobbiamo sfangarla. Anche i serbatoi delle dighe vanno sfangati, come i terreni alluvionati, come le case e le strade allagate. Bisogna mettere le mani nel fango. Dobbiamo immaginare che alluvioni e siccità stanno insieme, anche se pare inconcepibile. Questa è la sfida. Dipendono in ugual modo dalla fabbrica del mondo, da tutto ciò che noi facciamo. Bisogna anche fare un lavoro da ingegneri. Però non si può pensare di gestire le cose come in un laboratorio. Non è solo questione di tecnica. Ingegnerizzare la natura è rischioso, però dobbiamo farlo. Come? Serve diligenza. Non dobbiamo sottovalutare i segni della tragedia, perché è come se fossimo davanti a un'altra gigantesca frana. E nessuna frana, nessun movimento franoso per definizione può essere rapido e improvviso. Quanti mondi sono stati spazzati via nell'arco di questa storia e non solo dalla frana. Quante visioni del mondo si sono sostituite in fretta. Siamo così sicuri che quella che c'è ora sia durevole? Tina Merlin, come si costruisce una catastrofe? Trent'anni fa si raccontava questa storia per dare giustizia a chi non l'aveva avuta, ma adesso che del Vajon c'è tutto su YouTube? Ditemelo voi, che senso ha raccontarlo ancora? Raccontarla oggi, in qualche modo... Non deve servire a consolarci. Ma a ribellarci, a ribellarci, a ribellarci. Però, per ribellarci però non servono forconi, mazze ferrate o bombe Molotov. Una rivoluzione violenta rovescia un sistema per instaurarne uno che ha solo un altro nome, ma la stessa sostanza. Ce lo dice la storia, non io. Una rivoluzione culturale efficace e pregna dei veri ideali che la anima si fa dal piccolo, dal sassolino che hai dentro la tua scarpa. Se con rabbia butti la scarpa, poi ti tocca andare scalzo. Sei incazzato, prendi a calci ciò che ti circonda, distruggi tutto e ti fai pure male. Se invece ti fermi un attimo, togli la scarpa, butti il sassolino e rimetti la scarpa. Poi puoi rimetterti in cammino. Semplice. Semplice. Mica tanto. Se guardi la faccenda solo dal tuo punto di vista del, del piede che soffre, può essere anche semplice. Ma se la guardi dal punto di vista più ampio, globale, quello di un'intera comunità che si ammassa a intasare tutti la stessa via, l'affare si complica. Perché ci sono di mezzo un sacco di persone con lo stesso sassolino o addirittura con dei massi nella propria scarpa che non hanno né tempo né voglia di fermarsi un attimo a toglierseli. Ma anche se uno lo facesse, e cento no, saremmo punto e a capo. E quindi, quindi cominciamo fin da subito a fermarci, tutti, e toglierci i sassolini, ognuno per sé. Come adesso, grazie all'intervento di un paio di amici che ci racconteranno la loro storia, una storia di terra e di acqua, della nostra terra e della nostra acqua. Una storia di grano e pane, di grani antichi e di pane di oggi. Quindi è una storia di quotidianità, a maggior ragione vicina, vicinissima a noi, sia logisticamente che sentimentalmente. Una bella storia, un po' tra il visionario e il lungimirante, tra il coraggioso e il combattente. Ascoltiamola. buonasera a tutti eh, non è facile aggiungere parole ad un testo ad un'interpretazione così, così potenti eh, ci abbiamo provato ringrazio Daniele che poi presterà la voce al mio amico Damiano eh, per aiutarmi ho voluto partire da, da una citazione dipinte in queste rive sono dell'umana gente le magnifiche sorti e progressive. Qui mira e qui ti specchia, secolo superbo e sciocco. Qualcuno li avrà riconosciuti, sono tra i versi più famosi di Giacomo Leopardi, tratti da La Ginestra, la sua ultima fatica letteraria, scritta nel 1836, un anno prima di morire. Facendo ironicamente il verso al cugino Terenzio Mamiani, il quale aveva usato proprio quell'espressione, le magnifiche sorti e progressive dell'umanità, nella dedica ai suoi inni sacri, opera oggi totalmente dimenticata come del resto il suo autore, con quei versi il pessimista Leopardi sembra cogliere appieno, agli albori del positivismo, la mancanza di automatica reciprocità nel rapporto tra felicità e progresso. Se gli ingegneri, i politici, i dirigenti, i boiardi di Stato che hanno promosso e sostenuto fino alla tragedia il progetto del grande Vaillant avessero mandato a memoria, come si usava a dire all'epoca, no? questi versi, forse non avrebbero riposto una fiducia così cieca in quelle magnifiche sorti progressive che nel secondo dopoguerra avevano dato il là al boom economico o nella maleabilità e benevolenza della natura. Quella natura che, come ci hanno insegnato a scuola, secondo Leopardi non era madre bensì matrigna. Ma perché siamo qui noi a ricordare queste cose questa sera, noi che coltiviamo grano e facciamo pane? Perché nello stesso periodo in cui l'idea del grande Vaillant prendeva forma, le magnifiche sorti progressive si stavano abbattendo anche su un altro settore strategico dell'economia nazionale, quello agroalimentare prima era stata la battaglia del grano, promossa da Mussolini e messa in campo da genetisti di formazione ancora ottocentesca, poi furono il miglioramento genetico attraverso la chimica, sulla scorta del vertiginoso balzo in avanti che la scienza e la tecnologia avevano fatto nella calma apparente del periodo tra le due guerre e che il secondo conflitto mondiale aveva saputo promuovere e sfruttare fin troppo bene, purtroppo. Quei versi di Leopardi che qualcuno avrebbe dovuto scolpire sul calcestruzzo della diga lì a Longarone dopo il 9 ottobre del 1963. Io e Damiano è come se li avessimo sentiti risuonare ognuno a suo modo quando abbiamo iniziato a porci il problema dell'impatto che il cibo aveva sulla salute nostra, dei nostri figli e di quei due grandi organismi che ci ospitano e che chiamiamo ambiente e società. Quando Leopardi scrisse La ginestra, un anno prima di morire, Aveva quasi 40 anni, gli anni che avevo io quando abbiamo iniziato a porre le basi di Anticamente, gli anni che Adamiano adesso, che siamo qui di fronte a voi, a tirare le somme del nostro lavoro. Dice, voi siete stati bravi con Anticamente, avete creato una nicchia. Complimenti, non so come facciate. Aspetta un attimo. Noi non siamo qui stasera a raccogliere complimenti per l'idea che abbiamo avuto e per essere stati capaci di realizzarla. Siamo qui a raccontarvi come, per trovare ad anticamente un posto nel mondo dell'impresa moderna, abbiamo scavato con ostinazione il muro di un sistema che a noi sembrava folle. Abbiamo scavato, ma non per costruirci un rifugio esclusivo da cui osservare il mondo dall'alto della nostra bravura. Non sarebbe servito a niente. Abbiamo scavato alla ricerca di una breccia, un'occasione buona da allargare a voi, pensando ad un pane giusto, ricavato da una terra da ripulire nella nostra comunità. Perché penso che anche seminare humanum est, condividere è natura. La mia esperienza offerta a te è l'anello che lega nel progresso collettivo e sostiene nella difficoltà dell'essere società. Stasera siamo qui a dirvi che per fare meglio c'è bisogno di tutti, anche di voi, e che non è vero che qualcuno non sa come fare, perché il sapere come si fa ce l'abbiamo scritto dentro tutti. Dobbiamo però resistere a questa droga del vivere solo in superficie e regolarmente scavare. La prima profondità da raggiungere deve necessariamente essere la nostra, perché dice chi ne sa più di noi, è una pura e semplice questione di identità. Identità, intimità, identitas, intimus, idem, sii sì, la stessa cosa di te stesso. O sai chi sei, o qualcun altro decide per te. Così come ogni giorno che Dio manda sulla terra tu percorri della stessa terra alla superficie verso tutte le cose che devi fare, allo stesso modo è fondamentale affrontare quotidianamente l'altra parte del mondo, quella che spalanca te a te stesso e ti aiuta a scoprire anche chi devi essere. Identità, intimità, identità, intimità, tintin, tin, chi sei? Ci sei. Intra, interior, intimus, introspicere, introspectus, introspezione. Fai diventare l'ispezione delle tue profondità un'attività rutinaria, come lavarsi il viso, spazzolarsi i denti, mettere sul caffè, scrollare il cellulare. Interrogati ogni giorno, fai il tuo esame di coscienza, la tua meditazione, il tuo recap, backup, make-up, quello che vuoi app. Scrivitelo da qualche parte, fai come se fosse un challenge di 21 giorni, installa una nuova abitudine attorno ad un precetto su cui tutti i più grandi pensatori di tutte le epoche hanno insistito con veemenza. In intra omine habitat veritas. Segui il tuo daimon, il tuo demone, il copione della, nella recita della vita è già nella tua memoria. Nosce te ipsum, conosci te stesso. In tavola ogni giorno con intenzione, dopo ogni successo, ogni fallimento, ogni nulla di fatto, questo interrogatorio. Cosa intimamente sento di dover essere da qui a quando scomparirò? Questo è semplicemente quello che facciamo e che accade a noi nella nostra amicizia e nella nostra impresa. Questa è la via che porta a sfiorare un sentire che sembra avvicinarsi a qualcosa di autentico, che ci è indispensabile, perché noi siamo sempre noi anche nel tempo dedicato al lavoro. Un sentire che, dentro ad anticamente, impone di riflettere sul lato specifico del mangiare, del comprare e consumare cibo trasformato. A partire da una materia prima che spunta da una terra che non ce la fa più. Sono sicuro che se ogni imprenditore e ogni utente approfondisse di più se stesso, il rovesciamento del paradigma sarebbe una capriola spontanea. Questo concetto di impresa che oggi non va più bene schiaccierebbe finalmente il tasto refresh. Perché l'impresa è alla base dell'economia, lo sappiamo, l'economia orienta tutto soprattutto la politica, per cui fare impresa oggi significa sostanzialmente fare politica, avere in mano il destino delle cose, comprare significa votare un partito politico, serve un'impresa più umana per generare un'economia che preservi l'umanità stessa, nel concreto serve sbattersi per dare vita e sostenere imprese che oggi nel bilancio di fine anno sentono che i ricavi sono soprattutto quelli sociali e ambientali. Proprio perché società e ambiente contano già danni irreversibili. Oggi tutto è economia, tutto è impresa, dunque tutto è politica, anche la famiglia. Siamo già un'attività collettiva, siamo già tutti in rete, non serve più parlare, non c'è più tempo per parlare. Gli strumenti ci sono, le possibilità anche, dobbiamo solo scavare, sentire che è davvero così e partire, fare. Ognuno da dove si trova, ognuno il meglio che può. Ecco, sulla base di questi presupposti, di questa vision, di questa filosofia, come ci imporrebbe di dire il gergo del marketing, negli ultimi cinque anni, tra Tre e Altino, e anche qui, proprio dietro le nostre spalle, abbiamo sottratto all'agricoltura industriale convenzionale 22 ettari di campagna, l'equivalente di 31 campi da calcio. Troppo pochi, lo sappiamo. Però qualcuno doveva iniziare, qualcuno doveva dare un segnale, lanciare un memento, un promemoria e dare la possibilità anche a chi non aveva l'opportunità di fare altrettanto di poter prendere parte a questa piccola grande rivoluzione con un piccolo grande gesto. Scegliere un pane diverso, un pane dal cuore antico ma dallo spirito nuovo, un pane coraggioso come quello che spero abbiate ricevuto quando siete entrati. Promemoria. Statento, Homo hominis. Da un campo de formento, battuo da piova e vento tra campi de cemento, fermenta il mememento, fomento il cambiamento. Grazie.